subito, eh! Oddio! Lo stava guardando Charles, va tutto bene? Non c'è nessuno qui! Amore mio! Lo stava guardando Charles! Non c'è Charles. Nessuno qui! Gli hanno iniettato un siero dissimulante. Io posso vederlo per via di una sostanza chimica che è stata rilasciata nel mio sangue quando l'impianto si è dissolto. Non te lo potevo dire, l'ho fatto per proteggerti! Alicia! No! Pronto, mi passi lo studio del dottor Rosen, per favore. Devi fermarla, John. Lasciala in pace. Con chi stai parlando? Non è colpa sua. John. Comprometterà tutto un'altra volta. No, non è vero. Ti riporteranno in ospedale. John, rispondimi. Moltissime persone moriranno. Alicia, ti prego, metti giù il telefono. Questo non posso permetterlo. Sì, pronto. Ho bisogno del dottor Rosen, è lì. Mi dispiace, John. No! Alicia, sai quello che devi fare, Nash? Vattene via! Lei è troppo pericolosa! Vattene via! Ma non volevo farti del male! Uccidila! Sa troppe cose ormai! Zio John! Sistemala, patetico pezzo di merda, o io dovrò sistemare te! John! Oddio, John, ti prego, fa quello che dice. Muoviti, soldato. Adesso. Zio John. John, ti prego. Ora! Alice e Charles non sono mai coesistiti nello stesso campo di interazione. Alice e Marcia non sono mai coesistiti nello stesso campo di interazione. Marcia e Charles non esistono nello stesso campo di interazione. Ma non esistono insieme. Lei non cresce mai. Marcy non può essere vera. Non cresce mai. Li vedi anche adesso? Sì. Perché hai smesso di prendere i farmaci? Perché non riuscivo a fare il mio lavoro. Non riuscivo a tenere il bambino. Non riuscivo a rispondere all'amore di mia moglie. Crede che questo sia meglio dell'essere pazzo? Bisognerà cominciare con una serie più frequente di iniezioni di insulina e nuovi farmaci. No. Deve esserci un altro modo. La schizofrenia è degenerativa. Alcuni giorni possono essere esenti da sintomi, ma col tempo peggiorerai. È un problema. Non è nient'altro. È un problema che non ha soluzione. È questo che faccio io, risolvo problemi, è quello che so fare meglio. Questa non è matematica, non puoi scoprire una formula che cambi il tuo modo di percepire il mondo. Non devo fare nient'altro che applicare la mente. Non c'è teorema, non c'è dimostrazione, non puoi uscirne con il ragionamento. Perché no? Perché non posso? Perché è proprio nella tua mente, è nella tua mente che hai localizzato il problema. Io ce la posso fare. Troverò una soluzione. Ho solo bisogno di tempo. E il bambino? Il bambino è da mia madre, John.